Cari fratelli e sorelle, oggi il Signore ci dona di iniziare un nuovo anno nel suo nome e sotto lo sguardo di Maria Santissima, di cui celebriamo la solennità della Divina Maternità. Sono lieto di incontrarvi per questo primo Angelus del 2010. Mi rivolgo a voi che siete convenuti numerosi in Piazza San Pietro ed anche a quanti si uniscono alla nostra preghiera mediante la radio e la televisione. A tutti auguro che l'anno appena cominciato sia un tempo in cui, con l'aiuto del Signore, possiamo andare incontro a Cristo, alla volontà di Dio e così anche migliorare questo nostro mondo. Un obiettivo condivisibile da tutti, condizione indispensabile per la pace, è quello di amministrare con giustizia e saggezza le risorse naturali della terra. Se vuoi coltivare la pace, custodisci il creato. A questo tema di grande attualità ho dedicato il mio messaggio per l'odierna 43ª giornata mondiale della pace. Mentre il messaggio veniva pubblicato, i capi di Stato e di Governo erano riuniti a Copenaghen, per il vertice sul clima, dove è emersa ancora una volta l'urgenza di orientamenti concertati sul piano globale. Tuttavia, in questo momento vorrei sottolineare l'importanza che nella tutela dell'ambiente hanno anche le scelte dei singoli, delle famiglie, delle amministrazioni locali. Si rende ormai indispensabile un effettivo cambiamento di mentalità che induca tutti ad adottare nuovi stili di vita. Tutti, infatti, siamo responsabili della protezione e della cura del creato. Perciò anche in questo campo è fondamentale l'educazione per imparare a rispettare la natura, orientarsi sempre più a costruire la pace a partire dalle scelte di ampio raggio a livello personale, familiare, comunitario e politico. Se dobbiamo avere cura delle creature che ci circondano, quale considerazione dovremmo avere per le persone, nostri fratelli e sorelle? Quale rispetto per la vita umana? Nel primo giorno dell'anno vorrei rivolgere un appello alle coscienze di quanti fanno parte di gruppi armati di qualunque tipo. A tutti e a ciascuno dico: fermatevi, riflettete e abbandonate la via della violenza. Sul momento questo passo potrà sembrarvi impossibile, ma se avrete il coraggio di compierlo, Dio vi aiuterà e sentirete tornare nei vostri cuori la gioia della pace che forse da tempo avete dimenticato. Affido questo appello all'intercessione della Santissima Madre di Dio Maria. Oggi la liturgia ci ricorda che 8 giorni dopo la nascita del bambino, ella, insieme con il suo sposo Giuseppe, lo fecero circoncidere, secondo la legge di Mosè, e gli misero il nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo. Questo nome, che significa Dio salva, è il compimento della rivelazione di Dio. Gesù è il volto di Dio, è la benedizione per ogni uomo e per tutti i popoli, e la pace per il mondo. Grazie, Madre Santa, che ha dato alla luce il Salvatore, il Principe della Pace. Angelus Domini non servit Marie. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Et mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitabit in nobis. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. Fine ficiamo promissionibus Christi. Oremus, gratiam tuam quesimus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nuntiante, Christi Filii tua incarnation coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, eundem Christum Dominum Nostrum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona est Domine. Et lux perpetua lucet eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.